Sale ancora il Castel del Monte nella graduatoria dei musei più visitati in Italia. La speciale classifica elaborata dal MIGBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali, lo riporta quest'anno al 27 posto. Guadagna una posizione rispetto al 2015 quando il Maniero Federiciano, situato nel territorio di Andria, aveva sfiorato quota 250.000 visitatori. Un vero e proprio boom, quello del 2015, con un incremento del 23% rispetto al 2014. Nell'anno appena concluso invece i visitatori sono stati 262.693, quindi ben 12.000 in più e in linea con la crescita generale dei visitatori nei musei italiani che complessivamente nel 2016 sono stati oltre 44 milioni, un milione in più del 2015. Ma questa non è la migliore performance del Castel del Monte. Nel 2002, anno in cui entrava in vigore la moneta unica europea, che sulla sua più piccola frazione, il centesimo, riportava proprio il Castel del Monte, quell'anno il maniero federiciano si posizionò al 26esimo posto. Il secondo monumento in Puglia nel 2016 è il Castello Svevo di Bari. Supera di poco gli 85.000 visitatori e nella graduatoria del Ministero è al 50 posto. Una posizione più giù c'è anche il Museo Archeologico di Taranto con circa 82.000 visitatori, con 59.000 presenze e al 76 posto il Castello Svevo di Trani. La somma di questi tre però ancora non restituisce il numero di visitatori che ha il castello ottagonale. La sua forma, i suoi misteri devono essere questi gli elementi che consentono a Castel del Monte di stare nella stessa classifica in cui sono presenti, ovviamente dominando, il Colosseo e il Pantheon di Roma, gli uffizi di Firenze, la Red già Di Caserta. Ancora molto può esprimere il Castello Ottagonale se con la scarsa spinta che gli è stata fornita dalle politiche locali e regionali nell'ultimo biennio ancora guadagna posizioni in una classifica davvero invidiabile.